gran parte del Nord America è ricoperto da una foresta lussureggiante e fitta. Qui vivono i più grandi mangiatori di piante che siano mai esistiti. E loro, a loro volta, sono prede per i più feroci dei cacciatori. Tyrannosaurus Rex. Questo vecchio maschio ha appena atterrato un Triceratops. Ma facendo ciò è stato ferito. Gli T-Rex sono fatti per cacciare grandi erbivori. Tuttavia, alcuni di questi hanno sviluppato armi difensive notevoli. Decenni di battaglie con prede corazzate ha lasciato cicatrici. Una battaglia in particolare gli è costata la punta della coda. Queste nuove ferite sono più serie. Per la sua età avanzata, l'infezione è il vero rischio. L'acqua del fiume potrebbe aiutare a pulire la ferita. Ha una buona possibilità di vivere per combattere un altro giorno. Ma questo giorno potrebbe arrivare prima di quanto pensi. Un altro T-Rex. Uno straniero. Ma questo nuovo arrivato ha un odore differente. È una femmina, è più giovane e più piccola. Ma nonostante questo, potrebbe comunque essere un rivale. Lui comunque rende chiaro che non è interessato nel combattimento. Lui preferirebbe l'accoppiamento. Sembra che lei approvi. L'area della faccia di un Tyrannosaurus è molto sensibile al tocco. E si strofinano.
La grande taglia e le ferite di battaglia sono prova che lui è un sopravvissuto. E questo forse negli occhi di lei lo rende un partner attrattivo. Così stanno assieme e nelle settimane successive si accoppiano più volte. Alla fine lei deporrà più di 15 uova e con loro viene la promessa della prossima generazione.